Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore t'amo. Buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night. Batturu adotte di tabato di tenuto da butire. Buonasera signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Sementini 28-32 ed ecco che ci troviamo alla taverna di Bacco. Non può che mancare una grande novità. Quest'anno, da circa un anno, la taverna di Bacco, che vi ho detto che si trova a Rione Alto, ha sperimentato a livello artigianale una nuova birra che sta andando alla grande. Una birra che bacia la pizza, e quindi questa birra si chiama IPA Zon. Il creatore di questa birra è il signor Cristiano De Rinaldi, che ha iniziato questa sua carriera e sta avendo un enorme successo. Vogliamo fargli qualche domanda, oltre che venire a trovarci qui per assaggiare la meravigliosa pizza, venite a assaggiare anche IPA Zon. Vuole parlarci un attimino, Cristiano, di come è fatta questa birra? Allora, buonasera, prima di tutto, benvenuti alla taverna di Bacco. Come diceva la signora, questa birra nasce da una mia creazione, da una mia idea fortemente voluta per creare questo binomio che è nato da poco, da associare alla pizza, quindi pizza e birra. Pizza e birra che sta andando fortissima, e soprattutto sta andando fortissima perché è accostata con questa birra artigianale che appunto nasce da soprattutto prodotti campani. Nasce quindi artigianalmente una birra che sta dando veramente ottimi risultati. IPA Zon, birra sperimentale artigianale creata da Cristiano De Rinaldi. Questa birra è nata appunto, come diceva la signora, per il binomio tra pizza e birra. È una birra che ho sperimentato dopo tante ricette e finalmente siamo riusciti ad arrivare al prodotto finale. È una birra non filtrata, non pastorizzata, è una birra prodotta del tutto artigianale con prodotti campani. Bene, allora Cristiano, noi abbiamo assaggiato questa birra e ha un sapore molto 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 delicato, quindi vi invitiamo a venire, oltre che assaggiare la vostra pizza che ormai è da tanto seguita, vi invitiamo anche a provare i Pazzon. Quindi vi aspettiamo, grazie. Taverna di Bacco, via Sementini 28-32, ecco qui ci troviamo per una delle pizze più buone che si fanno qui a Napoli, principalmente a Rione Alto. Impariamo una cosa, questa associazione Verace Pizza Napoletana è sponsorizzata anche dal nostro Salvatore De Rinaldi. Vediamo un attimino però il Salvatore, cosa ci vuole proporre in merito, dice che lui lavora per stagione. Quindi vediamo un attimino, in questo periodo, Salvatore, cosa ci consigli? Questo è il periodo autunnale in pratica, quindi c'è il porcino che fa un po' da padrona, ci sono le castagne, ci sono la zucca, in questo caso andiamo sotto Halloween, le famose zucche di Halloween, e il tartufo d'alba. Quindi diciamo che si parla tanto di pizza gourmet. Io stasera vorrei proporvi una, è la Forza appunto con base tartufo bianco d'alba, e l'altra è la zucchetta che è con crema di zucca e fiori di zucca. Allora Sasà, io ti chiamo col tuo nome d'arte, Sasà, ci vediamo un attimino come le fai, siamo curiosi. Your eye like a big pizza pie, that's amore.
when the world seems to shine like you've had too much wine at Samore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool at Samore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. Like pasta, pasta, Samore. That's amore. When you dance down the street with the club at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. But you see, back in old Napoli, that's amore. Pizzeria Taverna di Bacco, ci troviamo in compagnia di Sasà, il proprietario del ristorante pizzeria, il quale vuole, oltre che pizzeria, mostrarci anche le sue specialità gastronomiche. Cosa ci mostra? Allora, oggi mi farò un piatto di pasta fresca fatta in casa, gli scialatilli che produciamo noi, e che è il nostro cavallo di battaglia in pratica, con zucchine e provola, serviti in una cialda di parmigiano. Vediamo le immagini. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a The Drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit.
spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me. Per te, Lola, at the drive. Dunque siamo ancora alla taverna di Bacco, non vogliamo proprio lasciare queste splendide persone. Sasà ci ha presentato un suo primo piatto, ma vogliamo ancora gustare qualche altra sua prelibatezza. Cosa ci fai assaggiare? Allora, oggi proporrò appunto il panino con una pasta, diciamo così, fatta in questo caso con farina di segale che produciamo noi, l'hamburger di fassone piemontese, quindi garantiamo anche la qualità, e lo prepariamo con delle patate chips intorno fatte fresche, fatte sempre a mano. Allora, io credo che questo panino baci tanto, oltre che con la loro pizza, la loro specialità, IPA Zone. La potete incontrare, assaggiare, trovare nel loro sito www.latavernadibacco.com, mentre nella pagina Facebook La Taverna di Bacco trovate un carrellino e compratela online. Pomodoro, mozzarella, pasta asciutta e maccheroni, melanzane e peperoni, il mio sciocco mi sciampò, involtini, cotolette, costolette di maiale, i crostini di caviale, solo a chi li chiederà. E se siete un po' depressi e se vi sentite soli, la mia zuppa di fagioli tutti allegri vi farà. Chiamo bella, chiamo bella, sono il cuoco illusionista, chi può fama versa vista, come la ritroverà. Chiamo bella, chiamo bella, sono il cuoco musicale, il mio cibo è virtuale e nessuno ingasserà. Ma la fame è una realtà. E io vado su, fermandomi un istante per sognare, ma vedo il mondo da rifare, allora torno giù. Sognando cerco pure di inventare qualcosa che... E insieme a Deep Azon assaggio il panino di La Taverna di Bacco, che sarà buonissimo. Sono io con il sapore del cibo virtuale, ma chissà se può bastare per sfamare la città, ma chissà se può bastare.